Ciao a tutti, ai nuovi arrivati e ai vecchi, come al solito saluto tutti. Sì, ho degli occhiali da sole perché sto facendo una diretta in giardino, perché ci sono stati dei semi problemi a farla all'interno della comunità. Niente, allora, questa settimana non è stato top, cioè nel senso volevo parlarvi un po' di come era stata la mia settimana. Allora, mi sono sentita dare dell'attrice, tra virgolette, persona che mente oppure fa finta di star male. Mi sono sentita dire che vado abbastanza bene, ma la realtà è che non sono stata bene e loro non se ne sono neanche accorti. Sono stata io a dirlo loro: guardate che non sto bene. E appunto volevo parlarvi di questo malessere. Allora, ero con il mio ragazzo seduta al solito sulle scaline fuori, che vanno verso il giardino della comunità, e a me il malessere non arriva come a tutti che succede qualcosa e allora stai male. A me non era successo assolutamente nulla. Io ho incominciato a sentire il petto pesante, a sentirmi male. Il mio ragazzo mi chiedeva: ma cos'è che hai? Cioè, dimmi cosa che hai, cos'è che senti, cos'è che hai. E io provavo a spiegarglielo, però è un po' impossibile riuscire a spiegare quel genere di malessere a una persona. Perché alla fine non lo sai neanche tu da cosa è generato e come si può combattere, tra virgolette. Quindi non riuscivo a sfogarmi, quindi non riuscivo a piangere, avrei voluto piangere. E parlavo di morte, queste cose qui, ma in realtà, cioè, erano solo figure che mi passavano davanti agli occhi, cioè non erano una cosa che volevo io. Io volevo andare in psichiatria per vedere un medico e spiegargli che non stavo bene. Però dal mio punto, cioè col fatto che io adesso ho dei problemi legati al giudice, queste cose qua, non posso permettermi di andare nemmeno per una visita in psichiatria o queste cose qua. Quindi ho aspettato oggi penso che parlerò col medico del fatto che verso sera incomincio a stare male. Che era una cosa classica questa mia. Ah, ma è un'altra sigaretta? È un'altra sigaretta. Cioè, io verso sera o verso inizio fine pomeriggio incomincio ad avere dei malesseri e mi hanno spiegato che può essere sia legato al tempo, al buio, cioè è una cosa psicologica che ti fai tu nella testa. Se c'è buio tu stai male. Oppure quando anche inverno. Il cambio meteorologico può far star male le persone perché è più cupo, è più tetro, queste cose qua. Comunque sia legato a quello, sia legato al fatto che quel pezzo mancante che io non so cosa sia, che non mi fa sentire bene. Cioè io col mio ragazzo sto da Dio. E grazie a Dio c'è lui perché, cioè, non penso che nessun altro essere vivente su questa terra possa sopportare le cose che sopporta lui. Cioè, io lo ringrazio per questo. Formico. Lo ringrazio per questo, ringrazio anche gli infermieri che
che mi ascoltano, capiscono il mio disagio. Ho deciso pure di buttare le protesi del seno perché mi facevano stare peggio, cioè peggio, nel senso io pensavo che mi facessero stare meglio con me stessa perché io vorrei il seno, ma quando ce l'avevo addosso dicevo queste non sono mie, quindi perché le devo mettere? Cioè io ho le mie e non voglio toccarle chirurgicamente. E quindi mi devo accontentare, che poi accontentare non è vero, perché il seno piccolo in sé ha un sacco di pregi, cioè non è volgare, anche con le sgollature fino al buco non risulta volgare perché è piccolo, e quindi mentre chi ha le tette grosse, una scollatura troppo grossa, troppo. Non mi vengono le parole oggi. Vabbè, troppo ne risulta un po' volgarotta, e quindi cioè, sono grata di avere da una parte le tette piccole, che posso mettere quello che voglio e non sembrare una di quelle persone che sta in strada a fare un lavoro più antico del mondo. Pensa a chi ha le tette grosse. Non dico che chi ha le tette grosse vale meno, anzi, beate voi che ce l'avete, però comunque bisogna saperle portare, come, non lo so, come qualsiasi cosa, come un vestito, bisogna saperlo portare, se ha lo spacco troppo lungo sulla gamba o queste cose qui, cioè è tutta comunque questione di come ti poni con il tuo seno o nel caso di quello che stiamo parlando, no? Penso che la madre di uno dei miei ex mi stia lanciando frecciatine a manetta su il mio YouTube, istigandomi e facendomi violenza psicologica. E questo mi fa ridere perché cioè, il fatto che non ha neanche le palle di chiamarmi e dirmi o oh, ascolta, io penso questo, questo e quest'altro, a posto di insultarmi via telefono, che è da stupidi perché comunque sia io non tengo conto delle cose brutte che mi dite, perché io sono fatta così e sto spiegando chi sono io e sto spiegando la mia storia. Parlo del mio malessere, a voi non va bene che parlo del mio malessere, va bene, cambiate canale, sceglietene uno che vi piace di più. Vabbè, comunque in poche parole la mia settimana è stata un casino, ho pianto tanto, all'inizio ho sorriso anche, poi c'è stata settimana scorsa l'anniversario di me e il mio ragazzo, che da quando ci conosciamo e sono stata benissimo. E penso che questo sia proprio una piccola parentesi della mia vita in cui sto male, perché la mia vita va sempre così, cioè a alti e bassi. Solo che adesso sto notando che da quando ho la terapia nuova i bassi sono meno acuti e durano di meno. Mentre prima duravano di più ed erano più acuti, cioè nel senso prima se avevo un basso io dovevo correre in ospedale perché sennò ne combinavo più di Bertoldo, mentre adesso mi metto là, sto con il mio ragazzo a parlare, poi arrivano le infermiere, parlo pure con loro e mi sento molto meglio. Adesso penso che farò una diretta per sentirvi a voi e poi per oggi basta, chiudo. Quindi siate voi stesse, non vergognatevi di chi siete. Se avete dei problemi, ditelo ai vostri genitori, ditelo ai parenti, ditelo agli amici, anche col vostro corpo, eh? Ma non tenetevi tutto dentro perché poi rischiate di scoppiare. E quando la bomba scoppia è un disastro totale. Cioè, ve lo dice una che di bombe ne ha fatte scoppiare 10.000. Quindi
seguite il mio consiglio e non fate cazzate. Ciao.